Volevo fare dei ringraziamenti che non sono di rito, nel senso non sono formali, sono veramente sentiti, perché questo è stato, questa mostra, devo dire, è un piccolo capolavoro anche nella capacità di realizzarlo in tempi brevissimi. Abbiamo cominciato neanche un anno fa, molto meno, e grazie alla collaborazione di un'equipe ben strutturata siamo riusciti a portare a casa quest'altro risultato, e come vedrete è un risultato veramente notevole. Io quindi voglio ringraziare innanzitutto chi con me ha curato questa mostra, che è Carlo Rescigno dell'Università di Napoli 2, col quale abbiamo concepito, abbiamo definito il concept della mostra, che è una mostra, e ci tengo a ribadirlo, una mostra scientifica, parte da un lavoro di ricerca scientifico, ma viene declinato in una maniera semplice perché possa essere anche di divulgazione, che è il nostro, uno dei nostri compiti fondamentali. Dentro queste mostre, questa mostra devo dire mi è anche particolarmente cara, come lo è l'amico Rescigno, perché c'è un pezzo di nostra biografia, ci sono le nostre ricerche prima di arrivare entrambi a Pompei, lui come professore, ricercatore, io come sovrintendente, ci sono i nostri scavi fatti a Cuma e a Torre di Satriano, ci sono le nostre ricerche sul fenomeni di contatto, di ibridazione di culture, migrazioni e movimenti di genti nell'Italia antica. Oltre a Carlo, vorrei ringraziare Electa, e per lei, per Electa cito solo Rosanna Cappelli e Tiziana Rocco, perché senza di loro ovviamente questa mostra non sarebbe stata possibile. Solo con la loro professionalità si è riuscito in brevissimo tempo a creare un prodotto di altissimo livello. Ci tengo a ringraziare Tiziana Rocco perché è stata di una presenza indefessa e infaticabile, e ha risolto problemi che, come potete immaginare, si sono presentati quotidianamente, mantenendo anche sangue freddo rispetto a situazioni veramente complicate. E ovviamente non posso non ringraziare il nuovo amico Berna Sciumi, che ha curato l'allestimento. È un allestimento prestigioso, veramente, che dà valore agli oggetti, se gli oggetti ne avessero bisogno, ma insieme gli oggetti e l'allestimento dialogano in maniera eccellente, e come vedrete il risultato è notevole. Io avevo visto il Museo dell'Acropoli di Atene, che lui aveva realizzato, ne ero stato così affascinato che abbiamo provato con Rosanna Cappelli a contattarlo all'ultimo momento, e ha accettato anche lui di entrare in questa sfida in maniera veramente decisa e determinante. E con lui gli architetti che hanno curato il progetto esecutivo e la direzione dei lavori, che sono Lucio Turchetta e Vincenzo De Luce, e accanto a loro vorrei citare Assad Aziz, The Gem Graphic Emotion di Montreal. Anche con loro c'è stato un rapporto che è nato guardando le loro opere. Ero stato a Montreal a vedere una bella mostra fatta dal Museo dei Beaux-Arts di Montreal su Pompei. Mi ero imbattuto nelle loro realizzazioni grafiche virtuali, sono rimasto veramente impressionato, e li abbiamo cercati. Anche loro hanno aderito con grande entusiasmo, e si è creato quindi un team che ha dialogato benissimo, e come vedete tutti i vari aspetti si sono fusi in maniera magica. L'identità visiva e la comunicazione, che è parte fondamentale di questo progetto, si deve a l'amico Tassinari, che ringrazio per la sua professionalità, che anche in questo caso gli spiega in maniera pervasiva in tutto il progetto. E poi vorrei ringraziare anche i nostri più giovani collaboratori, come Gianmichele Gioroianni e Pasquale Buccero, che hanno collaborato insieme agli architetti Teresa De Laura e Fernando Giannella a tante piccole e grandi aspetti di questa mostra. E da ultimo il nostro ufficio stampa, che ha dialogato con quello di Electa, e l'ufficio stampa e comunicazione, che sempre ormai è presente e ci accompagna in tutte le manifestazioni. Non dimentico i funzionari e tutto il personale di sovrintendenza, da quello di custodia che appunto ai funzionari apicali, perché tutti in qualche maniera hanno contribuito a realizzare questa impresa. Dai ringraziamenti brevemente al contenuto. L'idea è stata quella di portare a Pompei, che noi concepiamo sempre più come un luogo del contemporaneo, un pezzo della nostra storia contemporanea, però letta attraverso la lente rivolta al passato. Volevamo parlare di una storia di migrazione, storie di migrazione, di storie di movimenti di gente, di storie di contatti di cultura, che è un tema così attuale nella nostra società che anche per noi antichisti diventa imprescindibile affrontarlo,
e cercare anche di capire quello che la storia del passato può servire anche per comprendere il presente e per accettare il presente e i fenomeni del presente. Beh, una delle cose fondamentali che il passato qui ci insegna è che questa terra straordinaria, Pompei, l'area vesuviana, il Golfo di Napoli, si sono sviluppate, si sono trasformate, sono diventate posti di grandissima elaborazione culturale grazie proprio all'incessante movimento di genti e di migrazione, forme di migrazione che ha coinvolto tutta l'area. Qui nel Golfo di Napoli, a partire dal VII secolo, da quando comincia il nostro racconto, il VI secolo avanti Cristo, già tutta una serie di componenti culturali si sono affrontate e hanno dialogato. I greci insieme alle genti locali, chiamiamole osci per intenderci, ma anche qui c'è tutta una declinazione che è difficile spesso percepire, gli etruschi e poi, andando avanti nel tempo, i romani, ma tutto questo in un dialogo incessante che ha fatto sì che la cultura di questo luogo fosse diventasse una cultura straordinaria e che promanasse poi anche altrove. Dialogando con Carlo Scigno spesso sui pezzi ci siamo sempre posti: ma questo è greco, questo è etrusco, questo è osco, e poi alla fine abbiamo capito che è impossibile definire etnicamente un oggetto, è impossibile definire dal punto di vista etnico i contenuti culturali, perché le identità che si sovrappongono alla cultura danno etnicità, ma la cultura invece è qualcosa di permeabile, di fluido, che cambia incessantemente, viene elaborata incessantemente e che si nutre dei contatti di gente e dei contatti fra popoli. Allora questa mostra abbiamo voluto prendere il mondo greco e capire come, insieme alle altre componenti in gioco, ha contribuito a creare questo straordinario fenomeno di cultura e che è l'area pompeiana fra il VII secolo e il I secolo, perché attraverso lo sguardo attento all'influenza, brutta la parola influenza, diciamo a contatto col mondo greco, e noi raccontiamo anche la storia di Pompei, perché è interessante vedere come il rapporto col mondo greco è cambiato generazione dopo generazione nel corso del tempo, ma è cambiata anche, cambia anche a livelli, diciamo, sociali, rispetto alle persone che di questo vivono o con questo si trasformano. E quindi si vedrà all'inizio l'abitato di Longola o Giovanino, dove arrivano i primi contatti con i materiali greci trasportati attraverso queste piroghe. Una la esponiamo in legno, che è una piroga straordinaria della prima età del ferro, e poi continuiamo con la fondazione di Pompei cercando di spiegare come nasce una città, che cos'è la città in questo straordinario mondo avanzatissimo in quell'epoca, nel VI secolo, e poi la confrontiamo con le non città degli italici dell'entroterra appenninico. Passava un viaggio di 150 km, qui lo facciamo da una sala all'altra e ci imbattiamo nel palazzo di Satriano, dove c'è un altro mondo, una non città, un palazzo fatto da un principe italico che si fa decorare una casa come un tempio, ma che vive nel lusso della città senza conoscere la città. Villaggi sparsi intorno a un'altura con pecore accanto alle case, la cosa più lontana dal nostro concetto di città. E poi, andando avanti, vediamo attraverso le sale come questo rapporto viene ulteriormente, col mondo greco viene ulteriormente declinato, fino ad arrivare al nuovo mondo ellenistico che si apre con le conquiste di Alessandro Magno, e come la cultura ellenistica diventa una cultura mediterranea e ultramediterranea, risverbera di nuovo, nuovamente, in quest'area, declinata in maniera diversa. E poi arriviamo fino all'età romana, all'eruzione, vedendo quando percepiamo che la cultura greca è diventata un fenomeno da collezionismo. Ci sono statue da giardini, ci sono oggetti di lusso nelle case, tutti promananti da una cultura greca ormai ripensata, copiata, rielaborata, ma dove, come ci racconta bene Cicerone nelle sue lettere ad Attico, il mondo greco diventa il livello per far comprendere il proprio status. Chi si imbeve di cultura greca, dei miti greci, delle statue greche, orna le proprie ville con le statue greche, è una persona alla pace. E quindi tutte le elite iniziano a popolare le loro case di oggetti greci.
Insomma, di tutti questi oggetti cerchiamo di raccontare la biografia e speriamo di esserci riusciti e aver fatto anche un prodotto gradevole per tutti e che sia anche un momento, un'esperienza non solo emozionale ma anche conoscitiva. Grazie dell'attenzione. Lo scegno è, dunque, molte cose sono già state dette dall'amico sottintendente Massimo Rosanna. E quello che volevo comunicare è solo un modo per poter leggere la mostra. E c'è una materia che compone questa mostra, è l'acqua e il mare. È presente nelle tre installazioni multimediali create da GEM. Un mare che diventa autostrada per permettere i contatti tra Oriente e Occidente. Un mare che diventa lo spazio dove si combatte una battaglia che segna la storia della regione campana di allora, che segna un punto di non ritorno, che rompe un mondo fatto di piccole e grandi alleanze e crea il nuovo orizzonte in cui vivrà Pompei fino alla rivoluzione. E il mare che tutto sommerge, è il mare che trasforma il passato in ricordo, il passato in reperto, il monumento, sono i relitti del passato che vengono sommersi dal mare e che dal mare però poi riemergono e noi siamo chiamati ad interpretare. E quindi provate a percorrere la mostra immaginando di muovervi sul mare, quindi il lontro, perché la piroga che citava Massimo Sanna è in realtà assai simile ai lontri, le imbarcazioni tradizionali che si muovevano fino a qualche anno fa ancora sulla foce del fiume Sarno. Muovetevi sulla piroga e girate in maniera pigra, come il lontro avrebbe costretto a fare lungo la foce del fiume, per poter osservare nella sala subito successiva la febbrilità della costruzione di una città, perché Pompei è una città. Noi siamo archeologi, siamo stati spesso un po' immischiati in problemi terminologici, possiamo chiamare un insediamento città, polis, in confronto a un modello, ma nel momento in cui dobbiamo leggere il passato, e conviene leggerlo senza troppe sovrastrutture che derivano dal nostro metodo classificatorio, provare a dare corpo e voce alle dinamiche, a quello che realmente avveniva nel mondo antico. E quindi percorrendo la foce sull'ontro avremmo visto artigiani greci, artigiani etruschi, che si muovevano all'interno della città che si componeva, che costruiva le sue mura, che definiva le sue strade regolari, definiva gli spazi della piazza e decorava i suoi templi. E lo vedete raccontato in una delle sale del museo. E sull'oltre avreste potuto frequentare tanti piccoli scali commerciali in cui Pompei era immersa. Come città accanto avreste trovato Sorrento e poi i piccoli scali commerciali di Piano di Sorrento, di Vie Quenze, fino a spingersi al posto dove poi sorgerà Napoli, dove non c'è ancora Napoli ma c'è un piccolo Epineo, c'è Partenope, e poi ancora spingendosi verso nord avreste trovato il rione Tevere, allora occupato da uno scalo marittimo cumano, e ancora il porto di Cuma a Miseno. E in questo spostarvi con l'ontro avreste fatto la stessa esperienza che facevano gli antichi, avreste scambiato merci e avreste mischiato nella stiva delle navi merci greci, etrusche, italiche, e si sarebbero mischiate le lingue. Le tre lingue parlate allora in Campania in un rapporto diretto fra greci, etruschi e italici, in cui il mondo greco non è ancora eccessivamente intellettualizzato, in cui la forza delle colonie presenti in Italia meridionale è ancora propulsiva, è ancora presente, ci sono alleanze. E avreste scoperto che a non far scritturare tutto, a non far esplodere tutte queste presenze diverse all'interno del Golfo, avreste scoperto alleanze. Cioè le alleanze non cominciano solo con Roma, con i trattati che conosciamo dalle fonti letterarie, cominciano già in questi periodi cronologici così lontani, in cui Posidonia si fa da garante e permette ai etruschi, ai greci, di convivere nel Golfo di Napoli senza litigare, senza esplodere, in un assetto che è quello arcaico, e troverete testimonianze. Abbiamo fatto parlare gli oggetti vi raccontano questa storia. Poi c'è un momento centrale che divide, che separa, che crea un'articolazione della mostra, ma è anche un momento fondamentale. Come nel 480 i greci combattono contro i barbari in Grecia, contro i persiani, in Sicilia i greci della Sicilia combattono contro i cartaginesi, qui nelle acque del Golfo che diventerà di Neapolis si combatte contro gli etruschi.
si raggiungerà una vittoria incredibile che porterà le città a chiudersi su se stesse. Pompei appassisce per almeno 100 anni, le città si chiudono, creano delle identità forti, quel mondo aperto diventa un mondo di città colossali, città grandi. Si costruisce il porto di Napoli, abbandoniamo Londra e siamo costretti a muoverci con una grande nave oneraria che trasporta merci, mercanzie dal profondo pescaggio, che ha bisogno di moli, di strutture costruite profonde. Le scoperte della metropolitana di Napoli ci hanno insegnato cosa è significato la costruzione della città, di un nuovo porto, che mette in rapporto continuo, con una velocità sorprendente, Napoli con tutto, e quindi il Golfo di Napoli, e anche Pompei, che in questo periodo si risveglia, con tutti i centri del Mediterraneo. Comincia un nuovo mondo, la Grecia è sempre lì, l'Oriente viene in Occidente, si creano dei contatti ancora più diretti, la Grecia però comincia a diventare stratificata, si comincia a pensare sulle prime fasi del mondo greco ormai lontane. Avviene un processo di intellettualizzazione. C'è un punto della mostra che ci è piaciuto molto con Massimo esporre, ed è illustrare come il mosaico, il grande mosaico, il mosaico per eccellenza, il mosaico della battaglia di Alessandro, creato nel secondo secolo a.C., imitando un originale perduto, lo ritroviamo nello stesso schema, purtroppo frammentario, in un grande vasto del IV secolo a.C. La Grecia del mondo alessandrino crea nuovi prototipi, crea nuovi linguaggi di potere. Per dire che si è vinta una battaglia, il riferimento saranno le battaglie di Alessandro, prima esposte nel contemporaneo sui grandi vasi che imitano le pitture della corte macedone, e poi da lì per 2 secoli questo modello introdotto, questo come tanti altri, diventerà una lingua franca. Una lingua per poter esprimere potere, per poter esprimere la cultura, allure, importanza. E così potete seguire tutta la declinazione di questo mondo pensato, fino ad arrivare al mondo ellenistico e romano, alle case che danno dei nomi greci a delle stanze che sono tipicamente romane. E c'è una piccola grande scoperta che non abbiamo fatto il tempo ad esporre in mostra: dal coro triangolare, dal santuario di Atena, proviene un piccolo flacone che conteneva un profumo prezioso, si chiamava Lukion, con termine greco, c'era un timbro in greco per indicare un profumo che proveniva dalla licia, e dalla licia è espresso in termini greci, e così anche il Rodinon, che era un profumo molto usato a Pompei, espresso in greco per ricordare Rodi e le rose. Eppure qui in Campania si produceva uno dei migliori profumi fatto con i petali di rose. Il profumo era italico, ma il nome era greco, perché fa chic dire Rodinon, fa chic dire parfum invece di dire profumo. E così scoprirete nell'ultima sala, in una piccola vetrina, come il greco viene insegnato ai bambini, perché è parte della comunicazione sentimentale, della comunicazione letteraria, ma anche per esprimere l'amore. I nomi delle prostitute sono nomi greci, e non tutte saranno state realmente greche. L'eyeliner esisteva in antico e il suo nome era Plato Ophthalmon, cioè un termine greco per indicare appunto la cura del corpo, della bellezza. Ora, tutti questi racconti, che è stato assai difficile condensare nella mostra, ma che abbiamo cercato di rendere lineari, sono invece espressi, esplosi in maniera più chiara nel bellissimo catalogo che è stato realizzato da Eletta e curato da Tassinari Eletta, che vi spingo a consultare e a leggere per poter estrarre dai ruderi di Pompei i tanti incontri con il mondo greco. Good afternoon. I'm Ron Schumi, I'm an architect, and I come here as an architect, discovering spaces which are extraordinary, the Palestra, after having discovered extraordinary spaces at the Acropolis in Athens. Bene, buongiorno a tutti, sono Bernard Schumi, sono un architetto e vengo qui in quanto architetto, vengo qui a scoprire spazi meravigliosi, straordinari, come la Palestra Grande, dopo aver scoperto spazi straordinari nell'Acropoli di Atene. Si ricorda start with the idea of spaces in Greece and spaces in Pompeii. That perhaps the whole idea of this exhibition was to make them meet, and that this exhibition was really the encounter of two ways to look at architectural space.
E se così come incipit di questo intervento non cito appunto l'idea dello spazio in Grecia, dello spazio a Pompei, è proprio perché l'idea alla base di questa mostra è proprio quella dell'incontro tra queste due idee dello spazio, due modi di concepire lo spazio architettonico. Well, about 10 years ago I designed the new Acropolis Museum in Athens. I was struck with extraordinary cinematographic effect of all those candles on the top of the Acropolis. E quando 10 anni fa appunto cominciai a progettare il museo dell'Acropoli di Atene, rimasi sorpreso e così anche sopraffatto dall'incredibile effetto cinematografico proprio del, così, dell'Acropoli, delle statue sull'Acropoli di Atene. The location of the different temples and the eye that goes from one to the other is a form of montage. E in realtà appunto quel declinarsi di templi successivi e l'occhio che segue questa articolazione di templi passando dall'uno all'altro è proprio una forma di montaggio. When I arrived here in Pompeii and I saw the balestra for the first time, I was struck with the extraordinary beauty of those long arcades. E anche qui venendo a Pompei per la prima volta, vedendo per la prima volta la Palestra Grande, sono rimasto davvero colpito dalla bellezza incredibile di queste arcate così lunghe. I should perhaps call it rather portico, but that portico was, I read it as the beginning of a long sequence, also a cinematographic sequence. E forse avrei dovuto usare la parola portico, in realtà poi dopo documentandomi lessi che in realtà appunto il portico era sicuramente l'inizio, il punto di origine di una lunga sequenza cinematografica. So when we started to look at the content of the exhibition, we became very fascinated by the fact that it was a story. E quando abbiamo cominciato anche a studiare e ad apprezzare il contenuto della mostra, siamo rimasti poi davvero affascinati dal fatto che era appunto davvero una storia. So this story could be told in a series of sequences. Una storia che poteva essere narrata in una serie di sequenze. And we remembered another thing. In Greece, the sculptures and the objects were not, as everybody thinks, simply white or their metal color. They had a very particular characteristic. They were painted, they had bright colors. E poi lavorando ci siamo ricordati anche di un'altra cosa, cioè che in Grecia le sculture, gli oggetti non erano come appaiono ora bianchi o il colore del metallo di cui sono costituiti, ma avevano una particolarità davvero peculiare, e cioè che erano dipinti, erano colorati e dipinti in colori vivaci. So we thought, as we were not going to repaint the objects in the original colors that they had in Greece, we thought maybe we could establish a dialogue between the color of the different moments of the sequences and the objects themselves. E ovviamente abbiamo pensato che non potendo ridipingere gli oggetti, le statue dei colori originari come erano in Grecia, avremmo però invece potuto instaurare, stabilire un dialogo tra il colore del momento della sequenza e i singoli oggetti. So using very contemporary colors, we establish relations between some of the themes of the exhibition. The battle called for the color red, the sea called for the color blue, etc. Ricorrendo a colori contemporanei, instauriamo dei rapporti con i temi che si articolano in questa mostra, quindi per esempio la battaglia con il colore rosso, il mare con il colore azzurro. But the most important point was to celebrate the meeting between an extraordinary space, the palestra, and extraordinary objects which were born not that far from here today, a few thousand kilometers,
that word somehow establishing a real dialogue in civilization. Ma la cosa più importante era poter esprimere, celebrare questo incontro tra lo spazio straordinario, la palestra, la palestra grande, degli oggetti straordinari nati in fondo non lontano da qui, qualche migliaio di chilometri di distanza, ma che già all'epoca in qualche modo erano il simbolo di un dialogo tra civiltà. And I have to say that this dialogue was it was possible to continue it simply in the way to work with an extraordinary team, starting with Massimo Assana, Carlo Resigno, and the whole team of architects and the people from Electa. With our team, in particular, I have to thank Gerald Watson, who was working from New York and in almost every day in telephone conversation with people here in Pompeii, and developing in a very short period of time, I think we did everything in 3 months, were able to develop something coherent, intelligent, and extraordinarily beautiful. E devo dire, questo dialogo poi è stato possibile continuarlo ai giorni d'oggi, anche realizzandolo plasticamente nell'incredibile collaborazione, nel lavoro di squadra che abbiamo portato avanti. È stato un piacere davvero collaborare in primis con il soprintendente Massimo Sanna, il professor Carlo Rescigno e poi l'Electa e tutto il team di giovani architetti. E voglio anche ringraziare il mio staff, in particolare Jerry Walton, che da New York per esempio è stato in contatto continuo telefonicamente, perché siamo riusciti davvero a realizzare quest'opera incredibile in breve tempo, credo 3 mesi, ed è stato possibile realizzare davvero qualcosa di estremamente coerente, intelligente e di grande bellezza. So thank you to everybody for an extraordinary opportunity. Thank you. Grazie davvero di questa bellissima opportunità. Invitarli a vedere la mostra, e io vorrei anche ricordare tutti gli enti che hanno prestato opere a questa mostra, ma in particolare voglio ringraziare l'amico Paolo Giulierini, che ci fa anche l'onore di essere qui con noi per questa conferenza stampa. Molti pezzi prestigiosi vengono proprio dal Museo Archeologico, senza il quale non abbiamo potuto fare ovviamente una mostra su tutti i Pompei greci, e vorrei ringraziare anche una regione, la sovrintendenza a Beccala, che è la Basilicata, per questi 2 correnti straordinari di Chiaromonte, che sono poi il clou degli oggetti con biografia di questa mostra. Allora tutto il team anche della sovrintendenza di Basilicata e al collo museale della Basilicata, veramente grazie, oltre a tutti gli altri che hanno contribuito. Se ci sono domande. Se ci sono domande adesso, se no iniziamo il percorso di visita e le farete all'interno. Iniziamo la visita.